Fire up the flames. Allora, abbiamo degli ospiti appena arrivati, però io completerei con gli ascoltatori e poi te li presenti. Sì, non sono ospiti, sono personaggi del circo. Anche del circo, sono persone. Stasera sei al circo, c'è la donna. Ma perché mi fai incazzare? Non sono ospiti. Gli ospiti non sono quelli dei tuoi programmi del cazzo, dove ti siedi lì e inviti un professore che nessuno conosce. Qui c'è gente popolare sull'internet, gente che fa mestieri normali. Io spero che ti portino via tutto. Spero che ascolti questo pezzo. Gli ospiti sono quelli di Formigli. Oggi sono calmo, oggi sono calmissimo. Gli ospiti sono quelli di Floris. Gli ospiti sono quelli di questo è circo, sono personaggi del tuo tendone. Allora tu devi dire: sotto il mio tendone ecco qua la donna barbuta, il rider. Non è barbuta per niente. Orsini. Quella qui davanti, no, non mi sembra, sicuro che non mi sembra barbuta. Rai, non mi sembra che abbia nemmeno un pelo. O sbaglio, prima di presentarla, lei ha peli? Lei parli bene là? Completamente depilata. Lei è completamente depilato, sì, molto ma bene. Non è un questo tema fondamentale, che ci interessa. No, ma è un tema molto interessante perché prevale oggi, soprattutto tra le OnlyFanser, la depilazione. Questa è un'altra cosa che non capisco. Per esempio, si dovrebbe fare una donna, si dovrebbe specializzare sull'OnlyFanser. La ci vedo. Sarà, ci sarà Londa, sicuramente, carina. Ci sembra sarà carina, sicuramente sì. Una OnlyFanser, una protagonista del mondo degli OnlyFans con tanti peli. Lei la conosce per caso qualcuno che si è specializzato? No, sicuramente ci sono perché è un fetish che piace un sacco. Quindi, secondo me, scavando si trova anche la creator con il pelo. Do un mandato ai miei collaboratori. Caro Davide, che sono anche i tuoi, diciamo, no? Che sono anche i tuoi. Trovatemi una protagonista di OnlyFans che mostra i peli della vagina. Vabbè, mi sembra abbastanza chiaro. Investigate. Sarebbe come se Sigfrido Ranucci di Report dicesse: do mandato ai miei di. No, lui non dà mandato ai suoi per i vestiti. Oppure non è che Corrado Formigli chiama la sua squadra e dice: amici di Piazza Pulita, vi do mandato. No. Lui fa delle inchieste. Beh, questa è un'inchiesta. Chi è tra le OnlyFans specializzate? È un'inchiesta, specializzata è un'inchiesta nel pelo questa. Di figa, di questo stiamo parlando. Fateci un appello e ditecelo naturalmente. Grazie. Allora, che abbiamo sulla russa? Qui non leggo. Intanto Marrico da Livorno, ma avete già sentito la voce di una signorina che come nome The Plume, come nome d'arte è Atomic Blonde. Atomic, in realtà si chiama Annalisa Oddone, ha 31 anni, è del 1991, dunque 32 vedo, praticamente, vedo, e insieme al marito, buonasera signor Marco, buonasera. Sono ormai una coppia, diciamo, che gira per un sacco di televisioni eccetera, e così per divertimento, penso che la cosa non gli porta assolutamente nulla, per raccontarlo forse agli amici o anche un po' per esibizionismo, perché anche su questo fronte esibizionisti e sono tra persone che non è che si nascondono a dire che sono anche una coppia molto aperta nel privato, molto oltre che protagonisti di OnlyFans. Si mettono le corna a vicenda, dai, diciamo la verità. Che corna? Non si è mettono le corna a vicenda. Queste gare a Parenzo che non esiste più il concetto di corna. No, non è proprio così. Spiega a Parenzo perché il concetto di corna tra voi non è scomparso. Ma perché siamo una coppia aperta e voglio dire, ci diciamo le cose e è consensuale, quindi non, cioè lei può fare. Ma non cambia la sostanza. Ma le corna sono fatte. Se uno non lo dice all'altro, se lo fa in segreto. Le corna sono tradimento. Esatto. Questo non è tradimento, questa è fiducia. C'è grande fiducia. Io ho fiducia che tu andrai con un altro. Bellissimo. Certo, sì. Ma non è un problema. Quale cosa migliore che poter lasciare libero il proprio partner? Ma sì, ma che ti devo, ho capito. Ma non fa. Cioè, perché io tu hai ancora questa cosa vecchia che è il possesso dei corpi. Cioè, ti darebbe fastidio se qualcuno mettesse una mano sul corpo della tua compagna. Questo ci mancherebbe altro. Questo è il contrario. Vuoi spiegare invece? Volete spiegare entrambi separatamente, naturalmente, non accavallando quello che volete, che in realtà la mano di un terzo, donna o uomo, sul corpo di ognuno di voi non provoca dolore, non provoca. Può anche essere eccitante vedere il proprio partner che gioca con un'altra persona, quindi il contatto fisico potrebbe essere anche molto più eccitante. Che dici, Marco? Anche tu concordo pienamente. D'altra parte, sono 5 anni che stanno insieme e ancora non si sono annoiati. Ci sarà molto motivo, di più. No? 5 anni che siamo sposati. Quando io a casa mia a Natale, la sera di Natale, che io non festeggio, ma ero con tutta la mia famiglia, sempre lo stesso esempio, alla mia compagna, giochiamo e lei ha preso Risico, ha preso Monopoli. Abbiamo preso le carte, abbiamo giocato con i nostri figli. Sì. Non è che abbiamo detto giochiamo ed è entrata una terza persona, ma magari solo a casa mia va così. Sì. Nelle case di tutti gli altri, quando la moglie dice giochiamo, entra una terza persona. Ecco, vi chiedo scusa, a casa mia, quando mia moglie dice allora giochiamo, arriva Risico, Monopoli. Anche loro giocano a Risico. Anche noi. Anche loro giocano a Risico. Amiamo un sacco i giochi di ruolo. Però i giochi di ruolo.
di giochi di ruolo. Scusi, lei una volta aveva espresso la fantasia di introdurre, oltre che un altro uomo, diciamo, nella coppia, anche in maniera, diciamo, continuativa, diciamo, no? Anche un transessuale, cioè di provare. Non lo dico con questa faccia così entusiasta. Sognante quasi. Lei sogna, questo Parenzo non lo può concepire, non lo potrebbe, mentre potrebbe arrivare a concepire un terzo che si introduce nella coppia. La trans è proprio fuori. La trans, secondo me, il fatto di introdurre una trans nella coppia per lui è lunare. Io vi chiedo scusa, ma non introdurrei nessuno, non c'è bisogno di introdurre qualcuno. Però se voi volete farvi le corna a vicenda, ma io dico semplicemente evviva, cioè sono felicissimo per voi se voi siete felici. No, ma si sente che sei felice. Questa cosa del transessuale, com'è questa storia? Perché l'avete realizzata questa fantasia o no? Non ancora, siamo alla ricerca. Ma perché siete alla ricerca? Da bisex la donna, quindi una trans, ma sì, con un pene molto più. Perché molto, c'è il mix delle due cose, certo. Quindi un bel seno, un bel viso e il pene. E il pene. Sì, il pene, questo ti eccita, ma sei proprio estasiata di fronte a questa idea. Sì, cioè baciare la donna e toccare il sotto, trovi la parte maschile, un mix pazzesco. Anche te ti attrae questa cosa qua? No, personalmente non mi fa impazzire, però se piace a lei, piace a me va anche bene. A te di conseguenza, cioè, vederla con queste immagini, mi piace vederla felice, assolutamente. Ti piace vederla, vedi che c'è uno scambio di... Cioè, capite, lo scambio è reciproco, come si diceva una volta, no? È reciproco, quando è reciproco, diceva nel film Verdone. Va bene, io andrei con un ascoltatore e poi andiamo avanti. Francesco da Bari, dimmi, Francesco, dimmi. Sì, pronto, mi senti adesso? Poi c'è la presentazione ufficiale. Da Bari, io arriverò a Bari stanotte, volevo dirvelo. Ah, sarò bene, a Bari bene. Perché domani sono a un convegno a Bari. Sì. Molto interessante di Keith Industria. Non ce ne frega un cazzo del convegno di Bari. Domani ne parleremo. Francesco, comunque io arrivo a Bari stanotte. Ma chi se ne frega, Francesco? No, dimmi. Vabbè, lo volevo dire. Dimmi, Francesco, dimmi. Oh, io sono Francesco, non è lui, Sì. Francesco, pronto? Sì, ho capito, sei Francesco, dimmi. Adesso mi sente? Ti sento sempre, ti ho sempre sentito. Chiedo scusa, no, siccome mi hai fatto spostare. Io ho ascoltato diversi interventi sulla russa, sì, sulla vicenda gay, la russa, sì. Guarda, preciso una cosa, io sono un socialista di sinistra, però non accetto, lo so che non te ne frega, però volevo far capire che non è un padre che deve accettare, non accettare, discriminare, non discriminare. Insomma, sei d'accordo con questa frase o no? Sei d'accordo? Sono d'accordo con la russa che come padre sognerebbe di avere un figlio che segue le sue orme, poi non è un padre, l'accetta. Tu non vuoi, diciamo la verità, tu non vorresti un figlio froscio. Adesso io riassumo la tua frase. Non vuoi un figlio froscio, no, questo però è tutto. Se fosse, lo vedi, ti auguro di no. Beh, certo, però non te lo auguro. Voi dovreste avere un figlio. Ma mi interessa io questa cosa. Anche mia figlia, se innamoro di un ragazzo di colore o mio figlio, il sogno. Non troverei nulla di male, non beh, ci credo, di male. Grazie. Voi non avete figli, no? No, ma se ne avessimo ci siamo posti ovviamente il problema, cioè il quesito se fosse gay o se fosse lesbica, qual è il problema? Cioè se è contento, se è soddisfatto, se si soddisfa con una relazione, ma va benissimo. Il mondo di OnlyFans contro la russa, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Dispiacere di questa cosa, però, è il dispiacere però, di questa cosa. Vi presento ufficialmente una coppia che è Atomic Blonde, Annalisa, classe 1991, col marito. Buonasera, applausi. Le volte scorse si sono espressi in questo modo. Vai. Tutto è iniziato dal piede perché avevo un sacco di richieste di vedere i miei piedi in foto e video già dai social. Quindi, perché? Cioè, perché io avevo una un percorso da bikini, per cui facevo. Da bikini, che vuol dire? Bikini. Noi siamo dei boomer. Bikini significa che mi allenavo come bodybuilder e facevo gare. Il marito zitto con te. Ma è una coppia aperta, felice di aver portato la moglie. Perché uno dovrebbe limitarsi a scopare il proprio compagno, giusto? Questo concordo pienamente. Cioè, tu hai voglia di scoparti anche altre persone, di stare con altre persone. Sì, secondo me è un progetto ambizioso ed è anche irrealizzabile, secondo me, non avere istinti sessuali verso altre persone nell'arco della vita. Oh, questo è il manifesto del libertinismo. In realtà ci sono delle regole nel libertinismo. Cioè, voi siete una coppia, innanzitutto fate sesso insieme nei video e li vendete, diciamo. Esattamente. No? Certo. Vendete video anche customizzati, cioè uno vi chiede un video e sono quelli che vendete di più. Sì, iniziato dal tuo piede, questo sappiamo tutto. Il massimo di un video del prezzo che per cui hai venduto un video, quant'è?
Boh, probabilmente 400-500 dollari. Che cos'è? Qualcosa del genere. Sempre il piede? Adesso mi viene in mente uno degli ultimi che ho fatto, dove mi chiedevano di leccarmi i piedi, di annusarmi i piedi, di masturbarmi con le dita e poi di squirtare solo con le dita, leccandomi i piedi. Diciamo, questo con 400 euro, diciamo, tutto esatto. 400 anche qualcosa dollari. Di più. Anche qualcosa di più. Allora, io dico una cosa, tu sei laureata in graphic design, peraltro. Corretto, tu sei laureata. Sì, poi laureata. A un certo punto sei passata da due lavoretti che ti davano 1.300-1.500 a quello che guadagni adesso, che lo dici apertamente senza problemi. Molti si vergognano a dire quanto guadagni. Io non lo capisco questa cosa qua. Certo, tu paghi le tasse, esatto, diciamo, no? È dichiarato, quindi cioè, contribuite entrambi. Lui avete creato una società insieme, lavorate praticamente insieme. Assolutamente sì. E contribuite al paese, cioè contribuite alle strade del paese, come a tutto. Qualsiasi altro imprenditore. Come qualsiasi imprenditore, guadagnate fino a 16.000-20.000 al mese, riuscite sì, a fare. Esatto, sì, abbiamo superato i 15.000. Parenzo, che mai io non capisco qual è il problema? Cioè, qual è il problema? Spiegami. No, io non vedo, ma non... C'è progresso questo, è progresso. Portano soldi, quattrini nelle io casse dello Stato. Dovresti problema. Dire grazie, dovresti io dire non grazie. Grazie alle migliaia di aziende che hanno dei dipendenti, che producono dei beni materiali e anche dei beni immateriali. Ad esempio, la televisione, che è un bene immateriale, sì. Io sono costretto a dire senza alcuna piaggeria grazie ai tanti editori italiani, in particolare a uno sono che è anche stessi. La capitale dell'Egitto, che è anche la capitale dell'Egitto, che Cairo, sono io. Costretto... No, non voglio dire, perché sono sempre piaggeria. Ho capito, ma questi qua sono voglio imprenditori, grazie, pagano le tasse, grazie. Qual è il problema? Ecco, non puoi paragonare questi imprenditori, Berlusconi, dottor Cairo, ma che la c'è, nostra sono... Confindustria. Vabbè, ci sono grandi imprenditori e piccoli imprenditori. A questa coppia di due squinternati. Non mi sembrano squinternati edotici, niente, mi sembrano lucidi. Eclettici e soprattutto esibizionisti, ma va tutto benissimo, sì. Ma non hanno delle aziende. Sono due maiali che si divertono a che si divertono a mettersi in mostra, si divertono fammela dire tutta. Si divertono a cornificarsi l'uno con l'altro, se lo dicono pure, se lo dicono. Beh, cioè, dunque, si elimina, ciao amore, si elimina che la cornificazione. Fai stasera? Ma guarda, a casa mia io ho detto, mia moglie ha detto, ciao amore, che fai stasera? No, guarda, io vado a Bari. Ah, ok, io vado con un altro. Ah, come con un altro? Perfetto. Non è così. Il mondo normale. Quanti fan ha le sue OnlyFans? Quante persone iscritte? Siamo sui 900.000 adesso. 900.000. Avete rotto il cazzo, io me ne vado adesso. Continuate con queste conversazioni, me ne vado. Come me ne vado, perché avete rotto le palle. Come ve ne vai? Va a controllare la moglie. Non controllare proprio nessuno. Lui controlla molto la moglie. Uno che controlla la moglie moltissimo. No, ma in generale, è una forma di affetto. In generale, io... Scusi, voi potete concepire l'idea che uno di voi si può innamorare di un altro? Sì. Sì, potrebbe. Sì, potrebbe sì. Cioè, sì. Prima o poi qualcuno si introdurrà nella vostra coppia, diciamo, può succedere. Una persona perché tu ti innamori e lui si innamora di un perché altro. Perché si può provare sentimento per Avete lavorato sul fatto che su come affrontare questa cosa? Tu lo accetteresti, per esempio, Marco, il fatto che lei si innamori di un altro e diventa, diciamo, il terzo fisso nella coppia? Sì, ci lavoriamo su questa cosa. Assolutamente, comunque è una cosa come che ogni situazione nuova. Esatto, come ogni situazione nuova, parliamo, ci confrontiamo e veniamo sempre a una soluzione. E tu lo lasceresti per un altro tu? No, mai. No, nel senso, per me lui è casa, è famiglia, è tutto. Quindi... Vedi, ci può essere casa e famiglia anche in presenza di situazioni sessuali che vengono a casa. Casa fa per te, casa, famiglia, casa è quello e famiglia. Che... Casa, famiglia, lui per è casa, loro famiglia. È anche... Cioè, parla come Pier Ferdinando Casia, anzi no, come un democratico, come Fanfani. Cioè, no, per noi è casa, famiglia. E poi si mettono le corna l'un l'altro. Si dice, ciao amore, come Prodi. Per noi è casa. Ma quale casa? È un posto sicuro. Ma è agghiacciante. Ma non è agghiacciante. Meno male che ci sono queste cose. Io credo che il loro matrimonio, questo Marco e Annalisa me lo possono confermare, è più stabile da questo punto di vista. Altrimenti sarebbe già naufragato nelle corna, nei tradimenti, nelle menzogne, eccetera. O sbaglio? Nella noia, nel piattume, quindi nel cercare poi altri segreto. Sì, cioè, esatto, assolutamente. Confermiamo. Tutto confermato. Cioè, nel senso, è la classica, diciamo, la classica coppia che ha trovato nell'abbandonare i concetti di sì. possesso, di gelosia, eccetera, il loro modo di vivere e soprattutto il loro modo di che c'è che cosa fai? Sono stai tanto prendendo dispiaciuto scrivendo. Ma perché? Sto verbalizzando, sai i verbali che vengono fatti nei tribunali? Sto verbalizzando le stronzate che state dicendo. Non sono stronzate, verbalizzando, perché se voi sì, io guarda, ma avete rotto il cazzo, basta, ciao. No, come te ne vai? Se ne va.
se n'è andato. Cioè, stavamo perso. Cioè, se n'è andato. Ma adesso ritornerà fra poco. In realtà stavo messaggiando con l'amante. No, però, scusa, Annalisa, prima di mandarvi via, cioè di farvi tornare ad Asti, sì. Ad Asti, io voglio capire una cosa. Voi vi considerate quello che fate è prostituzione, diciamo la verità. Prostituzione virtuale, ma prostituzione. È sex working, sì. No, non è sì, è sex working. Sex working come macro categoria. Però è prostituzione virtuale, la stessa cosa. Voi offrite un prodotto che non è. Un servizio, non incontrate nessuno, non incontrate materialmente nessuno. Non è fisico, ma è virtuale, sì. Non è fisico, è virtuale. Ci sono persone che di fronte ai vostri video fanno del sesso, fanno autoerotismo. Cioè, come qualsiasi contenuto pornografico. Sì, per cui è una prostituzione. Perché non capisco perché qualcuno si oppone a questo termine. Alcuni vostri colleghi che sono transitati in questo studio dicono: ma non mi puoi definire prostituto, non mi puoi definire una puttana virtuale. Uno gli ho detto: lei è una puttana virtuale. Ma la parola puttana a te non ti sconvolge? Cioè... No, perché mi ci ritrovo molto a livello personale. Ci ritrovi molto, sì, quindi per me non è un insulto. Ti ritrovi molto puttana. Sì. Se sì, ti dicono, per esempio, troia, tu ti offendi o ti dipende dal contesto, ma in un contesto certo. In cui me lo dicono persone per cui mi piace, sì, mi eccita un sacco. Mi piace. Ecco, quello non può dire la sua, quello l'altro, perché se andato. Vedete quella sedia vuota là? La sedia vuota è uno che si è rotto i coglioni di questi argomenti e se n'è andato. E se n'è andato, ha abbandonato la cosa. Io vorrei capire, molte persone che fanno il vostro lavoro sono gestite da grandi agenzie, mm-hmm. Cioè dire, praticamente fanno i contenuti, non lavorano quasi più, cioè sono dei contenuti che loro fanno una volta, vengono ripetuti, sì. Oppure sono altre persone che fanno contenuti per loro. Non mi dite che questa è la spersonalizzazione totale di OnlyFans. Io la trovo triste, nel senso è una cosa a cui mi sono opposta, per cui sono interessato. Cioè fate tutto voi? Sì. Lui mi dà una mano sui contenuti, sulla creazione, sull'editing, sulla promozione, sul marketing. Esatto. Ma a chattare sono io, infatti i vocali sono miei, la chat è mia, e poi chi chatta con me si rende conto che sono io, sono chi chiacchiera. Però la prostituzione quella vera, tu, se ti offrissero una cifra molto alta, l'accetteresti o no? Non lo so, me lo sono chiesto, per una cifra molto molto alta, con una persona selezionata probabilmente sì. Sì, con una persona selezionata così, sì, vedi, saresti d'accordo? A te che te frega, basta che lei dice di sì. No, dipende, su questa cosa non mi fa impazzire, ma più che altro perché non cioè so chi ci può essere. 5.000 euro per una notte, no, la accetteresti? 5.000 è poco. È poco? Sì, ma sì. Hanno già offerto cifre del genere. Hanno già offerto 5.000. Sì, abbiamo rifiutato già 5.000. Cioè, ma ci sono politici che si sono avvicinati a voi? Uomini politici? Mi pare di no. Al massimo ti direi calciatori o personaggi nel mondo sportivo. Questi non si rendono conto che cosa vanno incontro. Che tu sei una macchina da guerra, secondo me. Fermi tutti che recuperiamo Parenzo. Grazie, grazie. Ciao, presto. Ciao.